Ciao a tutti, bentrovati. Si cerca un avversario in 10 minuti, cadenza di gioco 10 minuti qui su Lee Chess. Il mio punteggio Elo, lo dico adesso perché poi qualcuno mi chiederà, 2400 punti nella cadenza di 10 minuti, cadenza rapid, punto di Lee Chess. E 4 per me e 6 per lui, apertura francese, contro la quale decido di giocare un impianto poco comune, donna e2, che chiaramente vuole nell'immediato impedire d5. E quando il mio avversario mi gioca c6, vi dico che questa mossa mi sorprende parecchio. Chiaramente la sua idea, immagino che sia cercare di fare d5, non dando troppa importanza a questa inchiodatura che si è creata. In caso di d5 catturo, lo riprende verso il centro con il pedone c, e a quel punto la partita continuerà. D5 sulla scacchiera, decido di giocare il mio compitino, che è esattamente quello che si crea e semplicemente nel momento in cui giochiamo la variante con donna e2. Ossia cercare di fiancheggiare quanto prima. L'importanza di questa apertura è cercare di mantenere un forte controllo qui nei 4, in alcuni casi dopo aver arroccato senz'altro spingere in e5, e questa è la posizione che stiamo ottenendo. Tutte queste semplificazioni in realtà aiutano il bianco, e il nero giustamente propone il cambio delle donne, dopo il quale si otterrebbe una posizione estremamente pari ed equilibrata. Chi gioca questa variante con donna e2, quindi faccio un passo indietro, torno un po' proprio alla mossa numero 2, chi gioca questa linea con donna e2 ovviamente è un giocatore che vuole sicuramente evitare le linee principali, dopodiché direi cercare di prendere iniziativa contro il proprio avversario, cercando di portarlo verso posizioni nuove. E a tal proposito, tutte le semplificazioni aiuteranno sempre il nero, quindi io ritiro la mia regina qui nei 2, preparando alfiere g2, dunque arrocco corto. Alfiere a6 l'avevo intuita e immaginata, però la semplice d3 neutralizza quest'attacco. C'è un problema, un pericolo per lui che si chiama diagonale chiara. Ok, alfiere scacco. Alfiere scacco, se io dovessi difendere, lui mi cambia, io ricambio, va bene, non vedo nessun problema. E c'è anche una mossa molto creativa, quale potrebbe essere la mossa creativa in una posizione del genere, che sullo scacco sposto il re. Chiaramente spostare il re è molto bello, affascinante, crea chissà quali complicazioni contro un giocatore che non si aspetta sicuramente che questo re si sposti in f1, però non è il caso, non ho necessità di giocare in modo così complesso. Alfiere d2, in caso di cattura riprendo con la mia donna. Dopo arrocco corto, penso a come attaccare e prendere iniziativa sulle case chiare. Perché dico sulle case chiare? Perché ogni volta che abbiamo o avrete un alfiere in fianchetto, è lui che comanda il colore sul quale dobbiamo cercare di attaccare e giocare. Quindi questo alfiere di case chiare, l'alfiere di g2, diventa il protagonista della strategia del bianco. Come poter migliorare quest'alfiere? Ovviamente spostare il cavallo potrebbe essere un buon modo. Dunque, torre 1, idea, cavallo e5. Un cavallo al centro della scacchiera è così forte, così promettente, che chiaramente potrebbe dare presto delle soddisfazioni. D4, giocata, cerco di giocare c3, cerco di fissare un cavallo in e5, così come tipico. E in caso di c5 da parte sua, dopo le varie semplificazioni, si otterrà la tipica struttura dove avrò 3 pedoni contro 2. La partita prosegue esattamente in questo modo, la cattura era quella mossa che avevo immaginato. Chiaramente posso anche posticipare, magari giocare donna e3, se lui mi cattura riprendo di cavallo. E a questo punto, chissà, la mia torre potrebbe andare in d1 dando fastidio alla sua donna. Oppure questo ingresso che può sfuggire e che probabilmente in questo momento è una mossa particolarmente interessante, merita attenzione, la considero parecchio forte perché un cavallo in c6 con il sostegno dell'alfiere chiaramente dà fastidio a questi due punti. Ok, annunciavo prima che il piano più semplice è quello di valorizzare i tre pedoni contro i due. Dal punto di vista matematico, io ne ho 3, lui ne ha 2, creo un pedone libero e a quel punto l'iniziativa è dietro l'angolo. Vediamo quale possa essere il seguito migliore. Da parte sua, questo ingresso in d3 è non meno fastidioso che il mio ingresso in c6. Vediamo quale ingresso è più noioso. Intanto gli attacco la torre.
se la torre si sposta in D7, cosa probabile, il mio cavallo potrebbe essere migliorato in E5, che è proprio quello che volevo realizzare prima. D5 sarà utile perché guadagno una mossa contro la sua torre in D7 e l'altra idea che controllo è il suo possibile fastidioso ingresso in D3. Ok, cavallo E5, tempo. Appena guadagnato un tempo, torre D1 sarebbe fantastica, non posso giocarla perché mi darebbe la donna e quindi per preparare torre D1 giocherò un alfiere F3. Alfiere F3, idea torre D1. Il cavallo in E5 si trova parecchio bene perché, come detto prima, l'ingresso in C6 è parecchio forte e fastidioso, quindi proprio quello che devo cercare di creare, di valorizzare. Prima o poi vorremmo entrare lì. Donna C7, torre D1, preparo delle semplificazioni. Il finale so che in teoria è leggermente più comodo per me. E qui direi che si è perso dal punto di vista tattico perché questa cavallo C6, secondo un rapido calcolo, dovrebbe guadagnare materiale. Occhio che sto minacciando B4. Il cavallo difende il pedone 6 e quindi su questa spinta e in realtà la sua posizione si è indebolita. Che cosa accade se giocassi subito B4? B4 dovrebbe essere forte perché su cavallo E6 io ti inchiodo. Quindi B4. Oppure potrei anticipare il tutto giocando prima scacco e poi B4 dopo. Entrambe le continuazioni mi piacciono, mi soddisfano. Vediamo se c'è di meglio. C'è anche questo giro: cavallo B4, attacco l'alfiere, poi salto in D5 e il cavallo da D5 non lo rimuoverai più. Sarebbe fantastico provare un ingresso, cercare di entrare qui. Non è così facile, così immediato, però si gioca per lo spazio. B4 sulla scacchiera: se cavallo qui, alfiere inchioda, dopodiché C4 e come annunciato prima, come da tutte le favole. Il lieto fine dei tre pedoni che avanzano insieme contro i due potrebbe portare appunto qualcosa di ottimo, qualcosa di forte. Vediamo se cavallo 6, alfiere D5, inchioderò il cavallo. Altre mosse possibili, cavallo D7. Ok, questa l'avevo scartata, un cavallo che si sposta al bordo della scacchiera non è quasi mai una buona mossa. Tatticamente credo che posso anche giocare C4 perché sulla cattura donna A3 è fastidiosa. Ok, sto cercando altre possibilità. Alfiere scacco, lui si sposta C4, un'altra idea contro la quale probabilmente mi darebbe l'alfiere su alfiere per donna B3, nuovamente il suo cavallo è senza case. Quindi questo è un ottimo punto di partenza. L'ingresso in D7 cattura la mia attenzione. Non è così semplice realizzarlo. Vediamo un po', donna D2 per entrare qui. Proviamo, donna D2. Donna D2, alfiere B5. Però lì ho forse una mossa stranissima come cavallo D8. Ok, questo è il momento di calcolo. Donna D2, alfiere B5, cavallo D8, minaccia il doppio, lui mi cattura qui. A quel punto, forse comunque cavallo E6 mi cambierà, sposterà la torre. Grandi complicazioni in vista. Non è quello che voglio cercare di mantenere tutto sotto controllo, limitando il mio avversario. Questa è chiaramente sempre la strategia più facile, più forte. E, ok, donna D2. Mi accorgo adesso che su alfiere B5, che mi sembra un buon modo per allontanare il cavallo, in realtà arriva una sconfitta rapida per lo scacco, che cattura il pezzo non difeso. Ricordate quanto siano importanti i pezzi non difesi. Donna D2 vuole entrare. Se entro qui, chiaramente per lui potrebbe essere un problema. Altra idea, scacco, forse C4. Ok, l'ho giocato alfiere B7, però se io gioco questa, che succede? Cambio tutto, poi mi mangia qui, mi rifaccio su questo, in teoria il finale è un po' meglio per me. Vediamo se c'è
qualche altra possibilità, B5, mantengo il mio pezzo in C6. Vabbè, andiamo verso, per esigenze televisive, direi così, devo cercare di accelerare un po', intanto qui è caduto in questa tattica. E scacco, perde materiale. Quindi torre C8 troppo veloce, voleva avere il controllo totale della traversa, però su questo scacco non resta che arrendersi. Cavallo per C8 sulla scacchiera e pezzo in più, perché dopo tutti i cambi ci sarà anche torre di 8 che vince. Ok, catturo. Alfiere per F3, ovviamente l'unica mossa che lo mantiene a tratti in partita. Cavallo per A6, creando qualche trenello. Su questa c'è torre qui. E sullo scacco intermedio, chiaramente è tutto da rifare. Ok, cavallo C8. Idea scacco. In fondo questi scacchi non minacciano assolutamente nulla. Mi sposterò e non ci sarà alcun problema. Cavallo D6. Voglio creare un pedone libero. In alcuni casi, questo è un pedone avvelenato. Se lui lo cattura, vi mostrerò come dargli matto. Ok, anche così. Scacco, lui si sposta. Torre C7. Perché no? Non ho preso torre C7. Perderò per il tempo per colpa del mouse. Comunque, torre C7, minaccio in alcuni casi l'ingresso sulla prima traversa. In altri casi il cavallo, quindi su questa cattura torre qui vince. Ci sarà il tema di matto e la cattura sul cavallo. Mi aspetto da parte sua lo scacco contro il quale mi sposto attaccando. E adesso direi che F3 è un buon inizio, altrimenti scacco e rientriamo qui. Attacchiamo questo pedone. Con due pedoni liberi, con un pedone libero si vince, con due pedoni liberi si stravince. Non ha il tempo di giocare a cavallo D4 per ovvi motivi, quindi intanto questo lo catturo. Lo catturo di cavallo perché voglio mantenere le stesse minacce di prima. Quindi il cavallo andrà qui, si creerà la stessa rete di matto. Ok, lui si sposta, direi torre qui. La posiziono su casa nera, così ha difficoltà ad attaccarmi. Questo pedone andrà tranquillamente verso la promozione. Ok, le semplificazioni aiutano sempre il giocatore che è in vantaggio. Questi cambi non sono corretti perché semplicemente elimino l'unico problema, l'unico, diciamo, questo pedone qui che chiaramente lascia la scacchiera, e con due pedoni liberi la vittoria è abbastanza facile da realizzare. Qui ti do anche la torre. Dopodiché sono tutte mosse automatiche, due pedoni in più, senza assolutamente controgioco, e sfruttando il principio della regola del quadrato, questo re non potrà mai mangiare il mio pedone. Dunque, a tal proposito, io vado a mangiare gli altri. Ok, in realtà mi ha mangiato, però è il momento di creare reti di matto, e questa è una posizione che riesco a giocare facilmente, senza pensar troppo. Semplicemente perché non ha tante mosse. Tema di stallo, sarebbe stallo se non fosse che lui debba giocare H4. Dopodiché arriva il matto. Rivediamo questa apertura. Quindi vi dicevo prima, questa donna 2 è una mossa che sorprende. E C6 senz'altro non è la migliore risposta da parte sua. Vero che vuole giocare D5, però se il bianco continua in modo naturale, tutte queste semplificazioni sono fittizie, sono dei finti miglioramenti per il nero, perché poi l'attacco, il gioco sulle case nere esiste, sulle case chiare, e come ho giocato in partita di fatto riesco a impostare questo schema. Probabilmente non è necessario giocare D4, magari prima di farla potrei prendere spazio con i pedoni laterali. Anche la spinta del pedone H, così come avviene spesso con questa struttura pedonale, potrebbe essere l'inizio di una buona strategia. La partita è continuata in questo modo. Lo annunciavo prima, l'obiettivo di queste posizioni è cercare di valorizzare la maggioranza, tre pedoni contro due, cosa che poi sono riuscito a fare creando i problemi che avete visto. Spero vi sia piaciuto, seguite il canale, appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!